Ok, ciao ragazzi, questa sera parte 24, esercizio numero 15. Ok, stiamo lì, mi raccomando, come ho detto più altre volte, io mi metto qui, vi faccio questi tutorial a gratis, tutto bene, vi sfido a trovare in rete uno che vi fa le lezioni belle come ve le faccio io, però è importante che voi studiate, altrimenti è inutile. Quindi esercizio 15, andiamo subito a vedere le mani separate e poi come si mette a metterlo insieme, eh? Parte 24, quindi 24esima lezione, esercizio numero 15. Come vedete è un esercizio, questa volta è di due, sono due righe. Nella seconda riga con il ritornello. Volevo dire, mi raccomando, avete studiato bene sia il 12, 13, 14. Guardate che adesso è importante che studiate bene le lezioni che io vi posto, perché se non le fate bene restate indietro. Poi dopo fate fatica, perché porca miseria, io sono qua, vi faccio delle lezioni di bene, voglio sfido chiunque a trovare in rete chi vi fa delle lezioni del bene come le faccio io, cacchio, non ve le fa nessuno. Allora io ve le faccio, è tutto gratis, è tutto gratuito, però cazzo dovete studiare, perché altrimenti è inutile, altrimenti io sto qui a far che. Dai ragazzi, dai, a parte gli scherzi, come sempre il sistema è sempre lo stesso: prima si fa la mano destra, poi si fa la mano sinistra e poi andiamo a metterle insieme. Quando ci sono delle battute che fate fatica a fare, vi soffermate su quella battuta. Attenzione, qui la battuta un attimino che vi creeranno qualche problemino sono la penultima battuta della prima riga, la quarta battuta della seconda riga e la penultima battuta della seconda riga, anche l'ultima. Perché cominciamo a lavorare bene, quindi allora cominciamo, andiamo per gradi, cominciamo a fare la mano destra, pronti? Sempre lo stesso, 4 quarti, non è importante la velocità, ma è importante che la fate bene 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 precisa, eh? Mettetevi un metronomo, fatelo andare alla velocità che ritenete più adeguata per voi, ma mi raccomando, il tempo è sempre fondamentale. Allora, 1, 2, 3, 4... Ah, premetto, partiamo sempre dal do, eh? Quindi pollice, vedete che qua non ci sono il numero delle dita come nel 14, quindi ricordatevi la posizione con la sinistra e il quinto dito sul do, con la destra il pollice sul do, fino ad arrivare con la sinistra con il pollice sul sol e con il mignolo sul sol, quindi è importante, eh? Via, la mano destra, 1, 2, 3, 4. Ok, questa era la prima riga, eh. Avete visto che nella quarta battuta ci sono due note da due quarti, eh? Quindi se arriva lì do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, non si va più sul sol, si fa il mi due quarti e re due quarti, eh? Quindi rifacciamola ancora e poi andiamo avanti con la mano destra. Via! Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi. Ritornello. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi ricordate la nota con il punto, eh? Quindi quella che trovate nella quarta battuta della seconda riga, vedete, due quarti più il punto, quindi vuol dire che quella nota diventa di tre quarti e subito
il quarto quarto che chiude la battuta è quel re là, eh? Quindi 1, 2, 3, 4. È fondamentale, ricordatevi che l'abbiamo visto negli esercizi passati. Andiamo a fare la mano sinistra, che è molto più semplice. Anche qui troviamo sia nella penultima battuta della prima riga che della seconda riga la nota di tre quarti, che è due quarti più il punto, e il quarto quarto, che è la nota da un quarto. Quindi andiamo a fare la mano sinistra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poi c'è il ritornello, lo dovete ripetere. Vedete che qui l'unica battuta dove vi mettono il numero delle dita è sulla sinistra della quarta battuta della seconda riga, quindi quel do, sol, mi, sol. Qua ci sono quelle famose battute che vi dicevo, prendiamo riferimento questa qua, la quarta battuta della seconda riga. Allora, che si suona in questa maniera qua, solamente questa battuta. Sapete, come io vi ho detto, se avete una battuta che vi rende vi crea qualche difficoltà, vi dovete soffermare tassativamente su quella battuta lì, ripeterla più volte finché vi viene giusta. Quindi fermiamoci su questa battuta e rifacciamola più volte. Vedete, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi il mi e il do vanno giù in contemporanea, poi con la sinistra da soli il sol e il mi, e poi in contemporanea il re e il sol. Quindi fatelo più lento all'inizio, però l'importante è che lo capite bene e che lo fate nella maniera corretta. Ripetetelo più volte, come ripetete più volte per esempio anche la quarta battuta della prima riga. Vedete? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, come la penultima battuta della prima riga, sia della prima che della seconda, che sono uguali. Vedete che il do sulla mano sinistra dura tre quarti e il fa e i due fa sia dalla destra che dalla sinistra vanno giù poi in contemporanea. E si ripete uguale anche nella seconda riga alla penultima battuta. E anche l'ultima battuta di entrambe le righe, come potete vedere, ecco, quindi soffermatevi su queste battute. Queste qua che sono le prime battute un po' difficili, dovete ripeterle più volte, più volte, più volte, più volte, finché anche le mani riescono a ricordarle in un certo senso come movimento e vi aiuta. Ok, andiamo adesso a fare le mani insieme, unite, quindi lentamente. Fermate il video, studiate bene le mani destra e mano sinistra, le mani separate, studiate le singole battute quando le mettete insieme. E poi dopo lentamente andiamo a metterli insieme. Pronti? 1, 2, 3, 4.
ritornello. Avete visto come deve essere poi unito, alla fine, però alla fine intendo dire che lo dovete mettere insieme quando avete preso sicurezza con le mani separate e quando siete riusciti a fare con sicurezza quelle quattro battute che vi ho localizzato prima, che sono quelle un po' più difficili, dove comincia ad esserci, dove la tecnica comincia a muoversi un pochino, quindi sono ancora esercizi semplici, ma come vi ho detto altre volte, il Beyer va a mettere sempre degli esercizi nuovi, delle difficoltà nuove all'interno delle battute. Ok, come avete visto è leggermente più difficile degli altri, ma però seguite lo stesso principio, lo stesso criterio che abbiamo fatto in precedenza e vedrete che riuscirete a farlo benissimo senza nessun problema. Ok, studiate mano destra, mano sinistra e poi le mettete insieme, soffermatevi sulle battute difficili finché le imparate bene. E ci vediamo la settimana prossima per il prossimo tutorial, sempre del Beyer. A tutti quanti un bel ciao ciao, ma soprattutto un bel bye bye!